riduzione del reddito e continuiamo a chiederlo. Vedo collegato ora Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, e chiedo proprio a Ciao a Maurizio, tutto e tutti. Buon innanzitutto buon 25 aprile, e che ne pensi 25 aprile a di tutti voi. questo dibattito? Molto interessante, soprattutto vedere incrociarsi le testimonianze dei vecchi partigiani ai volti dei ragazzi da tutto il mondo che hanno giovani compagni e compagne che hanno mandato i loro saluti, perché uno dei valori della Resistenza, che spesso viene dimenticato, e che è stata la più bella pagina della storia del nostro paese, del Novecento e di tutti i paesi europei, perché è stato un grande moto popolare, democratico, per valori universali. Ed è stato al tempo stesso un movimento fatto per la maggior parte da internazionalisti, che da un lato erano patrioti, ma dall'altro lato, come Lorenzo Orsetti, erano capitanati molto spesso da migliaia di antifascisti che erano pochi anni prima partiti da tutta Europa per andare a combattere in Spagna, dove ci fu la prima guerra, il primo scontro frontale con i regimi fascisti che erano accorsi in soccorso di Franco. E quindi internazionalismo, solidarietà tra i popoli e lotta per liberare il proprio paese si sono coniugati, facendo della resistenza un vero fenomeno democratico europeo e io credo la pagina migliore della storia europea del Novecento, quella da cui poi sono venute tutte le conquiste di civiltà, di diritti, di libertà successive nel secondo dopoguerra. E io credo che questo sia un valore essenziale di memoria storica da recuperare. La nostra Carta Costituzionale, non a caso, è una Carta Costituzionale che tiene insieme i valori e l'orgoglio nazionale insieme ai valori internazionalisti, insieme ai valori della cooperazione. Nella nostra Carta Internazionale, io ricordo che all'articolo 10 c'è scritto che chiunque non goda nel proprio paese dei diritti, delle libertà sanciti dalla nostra Costituzione nata dalla Resistenza ha diritto di essere accolto nel nostro paese. Purtroppo tre quarti del Parlamento non lo sanno, non l'hanno mai letta la Costituzione, ma è una Costituzione che è assai più vicina ai valori di giovani come Lorenzo Orsetti, che sono andati a combattere lontano dall'Italia al fianco delle donne e degli uomini curdi contro l'ISIS, che a quelli di chi ogni giorno incita all'odio razziale, alla paura dello straniero. E questa giornata, quindi del 25 aprile, per noi è una festa italiana. Ma è una festa anche di tutti i popoli d'Europa, ognuno poi ha la sua data. Voglio ricordare che oggi, e mando un saluto, festeggiano in Portogallo la rivoluzione dei Garofani, che in un altro 25 aprile del 1975 segnò la fine dell'ultima dittatura fascista in Europa. E voglio ricordare che con quella rivoluzione caddero anche gli ultimi domini coloniali in Africa europei. Perché dico questo? Perché si dimentica, ma dopo la resistenza, dopo la vittoria sul nazifascismo, divenne inaccettabile il colonialismo e quegli antifascisti furono in prima linea nella solidarietà con i popoli del sud del mondo nella lotta per la liberazione dal colonialismo. E anche questo è un pezzo di storia da non dimenticare, in questa giornata che parla non solo a noi, ma parla al mondo. Maurizio, una domanda. Pensi che la poter attualizzare il 25 aprile ad oggi per il nostro paese in termini, penso al disarmo,
Penso alle continue contraddizioni che abbiamo vissuto in questo periodo di quarantena, dove abbiamo visto che il re è nudo, no? Cioè un capitalismo che nella sua crisi non solo finanziaria e economica, ma addirittura sanitaria, con difficoltà è riuscito a dare risposte puntuali. Pensi che da questo 25 aprile, riuscendolo ad attualizzare, quali sono delle proposte concrete che possiamo avanzare al Paese? Ma guarda, la prima, il 25 aprile, è quella che bisogna battersi e non stancare di battersi per l'attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza. Tutte le politiche che hanno dimostrato la propria negatività in questa emergenza, a partire dal taglio della sanità pubblica, ma anche dentro l'emergenza, la scelta di dare priorità ai profitti delle imprese rispetto alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, sono tutte scelte contro la Costituzione, che sancisce all'articolo 32 il diritto alla salute per i cittadini e che più in generale immagina uno Stato che garantisce i diritti sociali. Una Costituzione che all'articolo 3 prevede che siano abbattuti, rimossi tutti gli ostacoli di ordine sociale ed economico al libero sviluppo della persona umana. Quindi la Costituzione vive nella lotta per ridare diritti a chi lavora. Io ricordo che fu un grande antifascista che aveva combattuto in Spagna, che era stato esule in Francia e che poi ritornò a combattere in Italia, Giuseppe Di Vittorio, che propose lo Statuto dei lavoratori, che è stato smontato negli ultimi anni, ebbene, negli ultimi 20 anni. Ebbene, l'attualità della Costituzione sta a battersi per un nuovo Statuto dei lavoratori. Così come nella nostra Costituzione non c'è solo il diritto al lavoro, ma il diritto anche a garantire i mezzi per l'esistenza a chi un lavoro non ce l'ha e non ha una possibilità di avere i mezzi per vivere. Ebbene, è qui la nostra battaglia per l'estensione del reddito di cittadinanza. E poi all'articolo 11 la Costituzione, che è stata scritta da chi aveva subito le sciagurate imprese criminali di Mussolini, criminali perché si parla tanto in televisione, in un eterno talk show, di qualche raro eccesso nei giorni dopo la liberazione, dopo 20 anni di dittatura, dopo stragi, deportazioni, violenze di ogni genere, ma non si ricordano mai i crimini di guerra e prima della guerra commessi dal fascismo. Ebbene, all'articolo 11 della nostra Costituzione dice, recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Questo implicherebbe che al posto di spendere 70, 80, 100 milioni di euro al giorno per le armi, il nostro paese si qualificasse per spenderli per la ricerca, per l'università, per il sistema sanitario pubblico. E voglio mandare un saluto di ringraziamento, credo che dobbiamo dedicare questo 25 aprile. Del Servizio Sanitario Nazionale, che addirittura per settimane senza neanche protezioni per loro hanno dovuto affrontare insieme ai medici di base sul territorio il contagio. E ai tanti caduti al servizio della comunità facendo il proprio lavoro di cura, di assistenza sanitaria. E credo che quindi batterci per il lavoro, il reddito, lo stato sociale, una tassazione che faccia pagare più tasse ai ricchi, come recita la Costituzione, beh, è tutto attuale. Il 25 aprile, i valori per cui ci si è battuti il 25 aprile e che sono depositati nella Carta Costituzionale, intorno a cui, che fu scritta dalla generazione migliore che abbia mai avuto questo paese. All'Assemblea Costituente c'erano persone che avevano subito violenza, erano state al confine, in esilio, in galera, che avevano combattuto, erano state torturate. E quelle persone, sulla base di quell'esperienza,
di quello che avevano vissuto, di culture molto differenti tra di loro, hanno scritto una carta costituzionale di valore essenziale. E casomai noi un'altra cosa dobbiamo prendere impegno di fare è cancellare le modifiche che una classe dirigente assai meno valida ha fatto negli ultimi anni, sgorbiando la nostra Costituzione. E quindi io credo che sia davvero attualissimo il 25 aprile, che ne dicano quelli che è divisivo, che è una vera barzelletta. Norberto Bobbio, uno dei più grandi studiosi della politica e della democrazia, una volta rispose in una polemica: ma quelli che sono contro il 25 aprile volevano che vincesse Hitler? Ecco, io lo chiedo a tutti quelli che ripetono che è divisivo, rispondano a questa domanda: preferivano che il 25 aprile i vincitori fossero le SS, Mussolini, Hitler? Chiarissimo. Allora, ora ultimo flash per Maurizio, perché alle 17 incomincia il primo live, perché ricordiamo il programma della giornata proseguirà dopo l'approfondimento politico con musica, intervallata anche lì da piccoli contributi, piccoli momenti, ma lasceremo proprio spazio alla cultura, lasceremo spazio all'approfondimento musicale. Ultimo piccolo proprio flash per Maurizio Acerbo: qual è, pensando che questa diretta è vista da centinaia di giovani, qual è l'appello che da segretario nazionale di Rifondazione si può fare per coinvolgere i giovani nell'attuazione del 25 aprile? Sei stato molto chiaro nel valorizzare la differenza tra la Costituzione del 45 e le modifiche attuate dagli ultimi governi, che hanno inserito il pareggio di bilancio in Costituzione, il titolo quinto, hanno provato a devastarla in tutti i modi, fino all'ultimo referendum del 4 dicembre, che per fortuna abbiamo vinto e abbiamo ribaltato l'opzione che voleva Renzi. E quindi chiedo a Maurizio: qual è l'appello che possiamo fare a quei giovani, giovanissimi, che magari hanno vissuto pochi 25 aprile e c'è la speranza ancora di costruire un altro mondo possibile, come veniva detto a Genova nel 2001? Ma guarda, io non so se è possibile costruire un altro mondo, sicuramente è necessario, come si è visto anche in questi giorni. E credo che l'esempio delle partigiane e dei partigiani sia un esempio ancora vivo da cui trarre ispirazione. Prima parlava Alessandro Orsetti, ci sono tantissime cause che richiedono impegno, solidarietà, capacità di buttare il proprio cuore, il proprio corpo nella lotta. Io credo che sia un modo molto bello per spendere quel breve tempo di vita che a tutti ci è dato. Io non ho slogan per convincere all'attivismo, alla militanza o anche semplicemente alla sensibilità democratica. Dico soltanto che dalle questioni ambientali a quelle sociali, viviamo un mondo in cui c'è un capitalismo che è diventato sempre più predatorio e selvaggio, e che genera dal suo stesso seno, come accadde negli anni 20-30, tra l'altro forme di nuovo fascismo, di intolleranza, di fondamentalismo religioso, etnico, nazionalista, che non è migliore del fondamentalismo degli affari e del mercato, è complementare. Rispetto a tutta questa barbarie che avanza, io credo che valga davvero la pena raccogliere il racconto del passato, elaborarlo con la propria criticità e cercare di darsi ognuno e ognuna da fare nei mille modi possibili, non solo per capire come funzionano le cose e come va questo mondo, ma anche per cercare tutti insieme di cambiarlo. È quello che fecero tanti giovani
che pur cresciuti sotto la cappa del regime fascista, magari leggendo una poesia, magari ricevendo un'informazione, magari incontrando un insegnante o un operaio antifascista, scoprirono e fecero una scelta di vita. Io credo che oggi il mondo sta andando talmente a scatafascio che c'è bisogno di rinnovare scelte di tipo di questo tipo, scelte di vita di questo tipo, e che valga la pena di farlo. Almeno è quello che mi auguro, perché ce n'è davvero bisogno. A Genova dicevamo un altro mondo è possibile. Io lo ripeto, adesso è davvero, davvero necessario. Grazie, grazie Maurizio.